Ciao ragazzi, visto il tempo, quindi ci stiamo avvicinando sempre più fortemente all'estate, oggi andiamo a fare un'altra cosa molto gustosa e a pochissimo costo. Guardate qui, cozze. Ok, andiamo a fare un bel sauté di cozze. Come pulirle? Allora, intanto, diciamo, questa sporcizia, queste alghette, queste cose attaccate, questo muschietto, chiamatelo un po' come volete, sul griglio della cozza. Lo potete far pulire già dalla pescheria, hanno delle macchine e ve le lavano già loro. L'unica cosa che voi poi dovrete fare a casa, allora le abbiamo già pulite, ma ecco qui, è prendere il filetto sul lato e tirarlo verso il basso. Ok? Eccolo qui, guardate. Ecco qui, e la cozza così è pulita. Ora gli andiamo a dare una pulitina, e guardate, lo potete fare anche da casa così, un po' d'acqua corrente, una rete e potete togliere la maggior parte di questa, ok? Vedete? Rimane pulita. Ok, ora andiamo a pulirle e poi andiamo a vedere come le andiamo a cucinare noi. Ok, quindi andiamo a mettere sul fondo olio extravergine d'oliva. Ok, anche qui non lesiniamo. Poi gambi di prezzemolo, come sempre su queste preparazioni, sul fondo aglio. E poi andiamo a mettere, se volete, una punta di peperoncino, tanto per dare un po' di sprint in più. Poi, appena inizierà a soffriggere, andiamo a buttare le cozze per la cottura, che abbiamo precedentemente ovviamente già pulito. Siamo quasi, facciamo salire con la temperatura. Andiamo a togliere il prezzemolo, tanto questo lo avreste utilizzato come scarto, quindi usatelo per il fondo che va benissimo. Adesso facciamo imbiondire un pochino l'aglio, vedete, il peperoncino spostatelo da un lato, almeno non lo bruciamo, ma lasciamo l'aroma. Facciamo imbiondire l'aglio, eccolo qui, e lo andiamo a togliere anche questo. Quindi abbiamo profumato l'olio e adesso andiamo a mettere le cozze. Andiamo a bagnare e sfumare con un po' di vino bianco. Adesso facciamo andare via la parte al fondo e poi andiamo a coprire per fare l'apertura dei griglie. Intanto ci siamo preparati il pane con due fettine di pane così sul fondo, in modo tale che andiamo a fare dopo la zuppa con l'acqua delle cozze. A tra poco. Ok, adesso andiamo, vedete, apriamo il coperchio, guardate le cozze dentro, vedete, si sono aperte. Ora il tempo di cottura, la preparazione è velocissima, una volta che l'avete buttate nell'olio, nel soffritto bollente, avete sfumato con il vino, appena iniziate a vedere che si schiudono, controllate perché da lì a poco, massimo 5-6 minuti, le cozze sono pronte. Perché? Perché per lasciare la polpa succulenta non dovete farle stracuocere, perché altrimenti poi ci rimane gommosa e quindi ci togliamo tutto quel gusto. Ora qui ci sono molte interpretazioni, poi ognuno fa quella che vuole. Addirittura con l'acqua delle cozze ci possiamo fare pasta e fagioli, possiamo fare una linguina cozze e pecorino, quindi ne possiamo vedere tantissime. Io che cosa faccio? Ho lasciato il fondo in bianco, quindi soltanto con la sfumatura di vino, e guardate che cosa vado a fare adesso. Vado a spremere qualche goccia di limone, perché ci dà quella parte acida un po' più, diciamo, un po' più forte, un po' più astringente, ed è veramente gustosa come retrogusto. Ok, a questo punto, vedete, cominciano a staccarsi anche dai gusci, quindi sono pronte. Spengiamo il fuoco e andiamo ad impiattare. Come facciamo adesso? Come ho detto prima, per un ottimo sauté di cozze, questo può essere un antipasto, ma quando d'estate, sai, ci affligge un po' il problema di ci passa un po' la voglia di mangiare, questo è un piatto completo, perché sotto mettiamo i carboidrati, qui abbiamo il piacere di mangiarci le cozze ed è veramente buono. O addirittura se ne fate parecchie di più, potete toglierle dal guscio e magari ci fate un piatto di pasta fritta, no? Quindi si possono fare mille idee. Ora ecco, andiamo a raccogliere
il gusto della cozza, le andiamo a mettere sopra così, in modo tale che la parte bassa delle cozze rimangono belle umide. Il pane invece si va a inzuppare di questi sapori, e poi quando abbiamo finito di mangiare le cozze abbiamo questa cosa bellissima e buonissima del pane bello intrinseco di sapori e di odori. Andiamo a mettere un po' di prezzemolo perché ci piace la freschezza e l'aromaticità, e il nostro sotè di cozze in bianco con qualche schizzetto di limone è pronto. Ci vediamo alla prossima, non mancate, magari scrivete qualche suggerimento di qualche ricetta che volete vedere. Ma prossime faremo anche astice, gallinella, ci piace andare un po' sul pesce in questo periodo. Ciao ragazzi, a presto e anche alle prossime pizze, non mancate. Ciao!